Bollettino pandemico in Abruzzo, sono 613 i nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 2 i decessi che salgono a 3.653 nel complesso. I nuovi guariti sono 706 in più rispetto a ieri, pertanto gli attualmente positivi scendono di 97 unità. Di essi 111 pazienti, uno in più si trovano in area medica in ospedale, 3 uno in più in terapia intensiva. Per quanto riguarda i tamponi, nel complesso sono 5.081 nelle ultime 24 ore, con tasso di positività del 12,06%. I nuovi positivi sono 147 domiciliati o residenti in provincia dell'Aquila, 157 in provincia di Chieti, 184 in provincia di Pescara, 117 in provincia di Teramo e 12 fuori regione. Fin qui i dati, poi c'è la campagna vaccinale che prosegue anche con i nuovi sieri che sono stati distribuiti e che vengono somministrati dalle ASL nei punti, negli hub territoriali già dall'inizio di questa settimana, e prenderà il via presto anche la campagna anti-influenzale per il coinvolgimento non soltanto dei punti vaccinali ma anche dei medici di famiglia e delle farmacie. Su questo vorremmo fare il punto avendo in collegamento l'assessore regionale Nicoletta Verì, che si trova a Pianella insieme alla nostra Gigliola Edmondo, dove è appena terminata la cerimonia di inaugurazione del nuovo punto del 118. Ma a te Gigliola con l'assessore Verì, buon pomeriggio. Sì, direttore, buon pomeriggio. Con Andrea Berardinelli ci troviamo a Pianella, dove da poco si è conclusa la cerimonia di inaugurazione della postazione del 118 e della nuova sede erogativa sanitaria. Siamo in compagnia dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e parliamo di campagna vaccinale anti-Covid e non solo con lei. Sta già per arrivare un altro vaccino anti-Covid dopo quello che è stato distribuito alle regioni italiane. L'EMA e l'AIFA hanno approvato, oltre al bivalente contro il primo virus di Wuhan e Omicron 1, anche quello contro Omicron 4 e 5. Dunque, assessore Verì, quali ripercussioni avranno queste decisioni sulla campagna vaccinale in Abruzzo? Perché c'è chi potrebbe, nonostante le rassicurazioni degli esperti, decidere di aspettare ottobre per vaccinarsi con l'ultimo, il vaccino quello più aggiornato. Sì, innanzitutto dobbiamo dire che nella nostra regione abbiamo una diminuzione sia dei positivi che sia dei ricoveri. Continua questa campagna di vaccinazione che è sempre su base volontaria, lo dobbiamo ricordare, ed oggi in Abruzzo si è vaccinato il 10% della popolazione over 60. Potrebbe sembrare un dato basso, però bisogna tenere presente che negli ultimi 4 mesi noi abbiamo avuto un aumento di positivi, per cui questi non possono effettuare poi la quarta dose se non hanno concluso i 120 giorni di distanza dal momento in cui sono risultati positivi. Senz'altro ci può essere un rallentamento, però io dico che bisogna porre sempre di più il problema di vaccinare i fragili, gli anziani, perché quella è la popolazione che dobbiamo proteggere maggiormente, ma soprattutto voglio anche comunicare che se dovessero decidere i cittadini abruzzesi di aspettare questo nuovo vaccino potrà essere somministrato dall'11 ottobre in dose contemporanea con l'antinfluenzale. Non nello stesso braccio, ma diciamo con due vaccinazioni diverse, però si possono fare nello stesso momento e quindi nello stesso giorno. Adesso è una decisione importante che ogni cittadino dovrà prendere per salvaguardare senz'altro la propria salute. All'11 ottobre mancano pochi giorni, per cui ci auguriamo che soprattutto, ripeto, vengano messe in sicurezza o soprattutto protette queste popolazioni purtroppo appartenenti alla fragilità e agli anziani.
Per quanto concerne l'organizzazione, si dice che ripetere è sempre utile, ripetita iuvant. Come prenotare le vaccinazioni anti-Covid e se c'è bisogno poi di prenotazione per quella anti-influenzale e dove è possibile effettuare queste vaccinazioni? Allora, noi abbiamo riaperto tutte le sedi vaccinali che erano aperte nell'ultimo periodo, nelle 4 ALS, con personale dedicato. Le modalità sono varie a seconda delle aziende, c'è chi ha deciso di arrivarci attraverso la prenotazione e chi l'ha lasciato libero e quindi ogni azienda ha messo sul sito il riferimento dell'apertura e soprattutto quello che ho notato che nei primi giorni non c'è stata una risposta immediata, invece negli ultimi 3 giorni il numero è triplicato. Grazie all'assessore Verì. Carmine, se non ci sono domande, io ringrazio Andrea Berardinelli e ti restituirei la linea.